Buonasera, ultimo atto della campagna elettorale per le amministrative dell'8 e 9 giugno, domani e dopodomani, già da domani nel pomeriggio si aprono i seggi anche per le europee nei comuni abruzzesi, in alcuni dei quali si vota però per il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. E chiudiamo naturalmente con la città più importante coinvolta da questo turno, che è Pescara, con l'ultimo appuntamento, l'ultimo confronto tra i quattro candidati sindaci per la guida della città in questo che sarà l'ultimo mandato sindacale relativo alla vecchia Pescara, perché nascerà una nuova città tra 2 anni e mezzo. Sono qui nei nostri studi, li salutiamo e li ringraziamo per aver accolto il nostro invito sia pure in queste ultime frenetiche ore di campagna elettorale, tutti e quattro i candidati sindaci. Buonasera a loro e buonasera al direttore del centro Piero Anchino. Buonasera che buonasera, è il nostro compagno di viaggio in questa serie di tribune elettorali che avranno il culmine anche nelle nostre trasmissioni, le tanto seguite e apprezzate maratone elettorali di Rete 8. Vi do subito gli appuntamenti, li ricorderò alla fine. Noi ci vedremo in diretta qui dai nostri studi la serata di domenica a partire dalle 22:45, quindi poco prima della chiusura dei seggi, e commenteremo insieme sia gli exit poll sulle europee ma anche quello su Pescara, perché ci saranno anche exit poll su Pescara subito dopo la chiusura dei seggi. Ascolteremo anche i primi commenti dei candidati sindaci e comunque dei partiti relativamente alle europee. Non sarà una vera e propria maratona, perché noi ci rivedremo proprio per lo spoglio dei dati veri e propri in tempo reale delle comunali a partire dalle 13:45 di lunedì, in una serie di postazioni da tutte le 98 città abruzzesi coinvolte dalle amministrative, dalla sede del quotidiano Il Centro e soprattutto da Pescara, dove saremo nel cuore della città, nell'Urban Box dell'Università d'Annunzio e del comune gestita dall'Università d'Annunzio per conto del comune di Pescara, da cui vi racconteremo momento per momento l'andamento dello scrutinio, oltre che naturalmente dalle sedi elettorali, dal comune e da tutte le nostre postazioni. Detto questo, insomma, fissate anche i vostri appuntamenti in agenda per seguire su Rete 8 e con le colonne del centro in tempo reale quello che accade. Subito iniziamo con la prima domanda, i quattro candidati, la farò io, poi sarà il direttore Anchino a sollecitare i contendenti sui temi principali della campagna elettorale, anche dell'attualità di questi ultimi giorni, di queste ultime ore. Ne mancano due alla chiusura della campagna elettorale, allora io chiedo a tutti e quattro, a partire da Carlo Masci, quali sono le sensazioni dell'ultima ora, quelle che, non potendo rivelare i sondaggi, arrivano dal confronto con i cittadini, dal respirare l'aria della città su questa anomala campagna elettorale, perché appunto anomalo è anche il tempo che voi chiedete ai cittadini, che voi, insomma, per il quale voi chiedete ai cittadini un consenso. Masci. Buonasera direttori, buonasera ai miei colleghi, un caro saluto ai telespettatori. Le sensazioni devo dire che sono ottime. Io sto girando la città, ma continuo a fare quello che ho fatto in 5 anni, perché sono stato molto presente sulle strade della città, lo faccio oggi da sindaco e da candidato sindaco, trovo tantissimi sorrisi, gente che partecipa a questa campagna elettorale, le persone sono molto interessate ai temi della città, notano qualsiasi sfumatura, c'è un bel clima sia nei mercati che nei negozi che nelle associazioni in generale, che sono sempre pronte a verificare le modalità con cui si svolge la campagna elettorale. I confronti sono stati interessanti, sempre molto corretti. Io credo che oggi ci sia la volontà di continuare un'esperienza che è stata difficile, perché questa consiliatura ha attraversato momenti legati al Covid, legati alle guerre, alle crisi che ci sono state, ma adesso la spinta è ad andare avanti, a prepararsi per gli appuntamenti futuri, che sono appuntamenti che collocano Pescara in una dimensione internazionale, tante iniziative
che sono in atto, tanti lavori che si stanno concludendo e che stanno andando avanti, e questo piace alle persone, la gente apprezza molto una città che si muove, che è sempre effervescente, dinamica, sempre pronta ad affrontare le novità con un piglio giusto, con grande spinta innovativa. Questa è Pescara e la campagna elettorale si riflette in questo modo. Io sono veramente molto ottimista perché incontro i sorrisi delle persone, ho incontrato forse 20.000 persone ed è bello fare la campagna elettorale perché vivi moltissime esperienze, moltissime sensazioni, moltissime emozioni, tutte insieme in un mese, quelle che in genere vivi con più tempo. Grazie Masci. Carlo Costantini, stessa domanda. Ma io ho una media di 8-9 chilometri a piedi percorsi in questi ultimi 60 giorni. In questi 60 giorni veramente ho girato tutta la città, probabilmente sono entrato nella maggior parte dei negozi della nostra città, ho avuto la possibilità di parlare con migliaia di persone, di raccogliere le sensazioni, le delusioni, le prospettive, le speranze, il dolore, soprattutto in alcune zone della città, e devo dire che non ho percepito un grande entusiasmo rispetto a questa amministrazione, tutt'altro. In realtà ho percepito un desiderio, a volte anche disperato, di voltare pagina e di aprire una fase nuova. Ci lasciamo alle spalle 5 anni difficili, certamente per il Covid, ma poi anche per una serie di scelte sbagliate, di progetti sbagliati, di semafori trappola, di cantieri infiniti che in qualche modo hanno paralizzato la nostra città, l'hanno letteralmente ingabbiata e hanno di fatto compromesso quelle che sono le vocazioni tipiche di Pescara. Pescara è una città naturalmente vocata al commercio e alle vocazioni turistico-ricettive. In questi anni purtroppo è diventata completamente irraggiungibile e ove anche raggiunta è diventato sostanzialmente impossibile parcheggiare, e di tutto questo il sistema, il tessuto produttivo ed economico di Pescara ha drammaticamente risentito. Oggi uscire fuori di casa e non imbattersi in un cantiere che ti costringe a fare una coda di 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora è pressoché impossibile. Uscire in direzione Francavilla è sostanzialmente impossibile, trovare un parcheggio nel centro della città di Pescara è sostanzialmente impossibile. Tutto questo pesa drammaticamente sulla vivibilità della città e pesa dal mio punto di vista enormemente anche sulla valutazione che i cittadini hanno fatto e faranno rispetto all'attuale amministrazione. Io davvero ho percepito una enorme delusione da parte dei cittadini, in particolare da parte dei commercianti, che lamentano esattamente tutto quello a cui ho fatto cenno. C'è desiderio di cambiare, c'è desiderio di riaprire Pescara, c'è desiderio di riprendere la corsa verso il futuro e di lasciarsi alle spalle degli anni che veramente hanno compromesso le possibilità di crescita e di sviluppo economico di Pescara, in primo luogo per una scelta sbagliata dei progetti e delle opere da realizzare e in secondo luogo per la scelta altrettanto sbagliata di concentrarla tutta in un lasso temporale strettissimo. Gli interventi che potevano essere realizzati dovevano essere realizzati seguendo criteri e logiche diverse e soprattutto non dovevano essere spacchettati e frammentati così come sono stati spacchettati e frammentati. Grazie Costantini. Domenico Pettinari. Sì, io credo che dei dati ci possono confortare in questo, in questa riflessione. Intanto c'è tanta voglia di cambiamento ma anche tanta delusione, perché negli ultimi 20 anni 48.000 pescaresi non si sono recati alle urne e questa è una grande manifestazione di voto a mio avviso, perché i pescaresi hanno detto che sono stanchi, e questo continuo a dire, sono delusi dalla politica che ha governato negli ultimi 20 anni questa città. E io mi sorprendo un po' quando ascolto i miei avversari centrodestra e centrosinistra che hanno avuto la possibilità, i loro partiti, di governare questa città negli ultimi 20 anni, evidentemente nelle politiche attuate hanno completamente fallito, altrimenti non ci sarebbero stati 48.000 pescaresi che non si recano più alle urne. Quindi io intercetto queste migliaia e migliaia di persone che mi dicono che sono stanche, sono deluse, ma hanno anche una grande voglia di cambiamento. Sicuramente il cambiamento loro lo vogliono riporre in coloro che non hanno mai amministrato. Io sono stato in opposizione, non ho avuto mai ruoli di governo, ruoli di amministrazione. Coloro che oggi parlano, pontificano alla mia sinistra qui, hanno avuto la possibilità di governare questa città, i loro partiti l'hanno governata e oggi ci dicono che domani faranno qualcosa di diverso rispetto a quello che ieri, quando hanno avuto la possibilità, non sono riusciti a fare. E allora anche basta, perché quella che io definisco un po' la filosofia politica, l'ipocrisia della politica, perché se tu hai avuto la possibilità, i tuoi partiti hanno avuto la possibilità di cambiare questa città per decenni e non l'hai
è cambiata, perché è sotto gli occhi di tutti che abbiamo ancora una città purtroppo non accogliente, respingente, una città sporca, una città piena di buche. Io mi indigno ancora di più quando vedo che per 5 anni non hanno fatto nulla, hanno lasciato spaccare le nostre macchine sulle buche e mandare la nostra gente in ospedale perché è caduta rovinosamente a terra, e a pochi giorni dalle elezioni paralizzano la città con cantieri aperti e scaricano qualche sacchetto d'asfalto sulla strada. Io mi arrabbio ancora di più, come si arrabbiano tanti cittadini, perché i cittadini dicono: lo potevi fare prima, non l'hai fatto, stai facendo solo spot e propaganda elettorale sulla pelle della povera gente. Ma la gente non ha più l'anello al naso, quindi è stanca di questa politica, politica che si scarica la responsabilità ognuno sull'altro, ma soprattutto di coloro che l'hanno amministrato. Ripeto, io non ho mai amministrato questa città, non ho mai avuto ruoli di governo, ma sono sempre stato in minoranza, in opposizione, e quindi ritengo che i cittadini il vero cambiamento lo possono fare solo e esclusivamente votando una forza civica, una coalizione completamente indipendente come la nostra, la grande novità, la grande alternativa nel panorama politico della città di Pescara. Grazie Pettinari. Gianluca Fusilli. Grazie direttore, buonasera a tutti, un saluto anche ai colleghi competitori. Intanto una grande esperienza personale, perché la campagna elettorale è sempre un'occasione di incontro, confronto, verifica, ascolto. Io sinceramente ho rilevato tutte le sensazioni in questa città. Parlando con i cittadini ho rilevato soddisfazione, ho rilevato insoddisfazione, ho rilevato ambizione, voglia di fare, voglia di abbandonare, insomma una medaglia a due facce. È evidente che Pescara è una città, come tutte le città moderne, continuamente in movimento. E il periodo che viviamo non è un tempo ordinario né della vita privata né della vita pubblica, perché gli accadimenti che sono stati ricordati prima, ma anche le tensioni geopolitiche internazionali, credo che abbiano instillato nel cuore delle persone un sentimento non positivo, la paura verso il futuro. Io in campagna elettorale questo tipo di sensazione l'ho anche rilevato, però ho anche percepito che tra i cittadini di Pescara c'è voglia di ripartenza, c'è voglia che la città possa tornare a correre, e c'è una certa insofferenza nei confronti di questo bipolarismo un po' farlocco che in questo paese va avanti da 30 anni, in cui ognuno che governa, ogni cosa che non va è colpa di quello prima, e l'altro che vuole arrivare dice tutto quello che ha fatto, quello che c'era prima lo ha fatto male, arriverò io e farà tutto bene. E ho invece anche con piacere rilevato che c'è voglia di una città che si confronti sulle idee, sulle cose concrete, non si scontri sulle ideologie, perché le ideologie non portano alla soluzione dei problemi. Quindi una campagna elettorale tendenzialmente a due facce, ma anche con una tendenza a sperare che il futuro sia migliore del presente. Grazie Fusilli. Allora direttore Anchino, intanto un giudizio anche da parte tua in generale sull'andamento di questa campagna elettorale, che come dicevo è un po' particolare, nel senso che il nuovo sindaco sarà in carica 2 anni e mezzo, insomma poi ci sono un po' strategie un po' a più lunga gittata, perché ciascuno di loro ovviamente guarda anche alla nuova Pescara, e soprattutto i cittadini come la stanno vivendo. Poi naturalmente lo chiederemo attraverso le tue domande anche di nuovo ai nostri candidati. Sì, beh, la campagna elettorale diciamo che negli ultimi tempi si è accesa. Noi l'altra volta avevamo sottolineato, e io l'ho fatto anche con soddisfazione, con piacere, i toni sereni, diciamo così, di questa campagna elettorale, e gli stessi candidati avevano rimarcato, diciamo, questo confronto sereno. Nelle ultime settimane la situazione è un po' cambiata. Io ho letto anche un post del sindaco Masci di qualche giorno fa in cui parlava di odio addirittura nei suoi confronti da parte degli altri candidati. Per cui, se vogliamo, questa è una prima riflessione, che è anche un peccato che la campagna elettorale comunque inevitabilmente nelle ultime settimane debba per forza scendere sul livello quasi dell'insulto personale. Poi questo, ecco, potrebbe anche essere la prima domanda per i 4 candidati. Però io ci tengo a sottolineare come Pescara comunque ha la fortuna, questa è una mia valutazione personale, ma penso che possa essere condivisa da molti, ha la fortuna di avere 4 candidati
più che validi, a mio avviso validissimi, forse come non è mai successo una tornata elettorale. Cioè il pescarese secondo me può stare tranquillo, nel senso che chiunque dovesse vincere questa tornata elettorale, la città avrà a capo una figura robusta, forte, valida. Poi chiaramente dipende molto anche dalla squadra che si riuscirà a comporre. Ed è un peccato che alla fine uno solo debba guidare la macchina e gli altri mettersi dall'altra riva del fiume a fare opposizione. Ed è questa la seconda domanda. Quindi io adesso nella prima domanda pongo due quesiti. La prima è: era proprio inevitabile trasformare la campagna elettorale in un confronto così acceso, ricco anche di odio, come ha sottolineato il sindaco, e quindi abbandonare quel confronto sereno, la politica non urlata a cui abbiamo fatto riferimento l'altra volta è stata abbandonata, e ho sentito alcuni passaggi anche di comizi dei candidati in cui in effetti i toni sono stati molto accesi. Il pescarese, secondo me, mi rifaccio all'osservazione del candidato Pettinari, quei 48.000 che non vanno a votare, io non sono convinto che si convincano di andare invece a votare di fronte a una campagna elettorale così forte, dai toni così forti. E poi è così difficile, per non dire impossibile, dopo il voto, di trovare il modo di continuare in qualche modo a collaborare in maniera costruttiva per il bene della città. Allora, prima a rispondere in questo giro è Domenico Pettinari. Sì, intanto io non ho visto parole d'odio, non ho colto questo aspetto, ho colto invece dei gesti emblematici da parte di un candidato del sindaco Carlo Masci che addirittura in piazza Salotto si è tagliato il braccio. Quello è un atto violento, un atto che ha spaventato, un atto che allontana gli elettori dalla politica. Io mi sono preoccupato quando ho visto quel video. Noi non abbiamo tra le nostre liste persone che salgono su un palco, cacciano un coltello dalla tasca e si tagliano il braccio. Io credo che dobbiamo riflettere su questo, perché prima di inserire delle persone all'interno delle liste va fatto un filtro molto attento, e io, oltre ad aver ho chiesto non solo i casellari giudiziari, ma ho chiesto ogni tipo di informazione sulla vita di ogni mio candidato. Detto questo, ha ritirato la candidatura. Detto questo, non basta, non bisogna candidare determinate persone. No, non basta. Ora, detto questo, io penso che i cittadini sono stanchi di una politica che non è stata capace di dare risposte, semplicemente. 48.000 pescaresi che non si recano più alle urne e perché evidentemente quella politica che ha amministrato e ha governato non è riuscita a dare le risposte necessarie alle tante istanze della nostra gente. E se quella politica è anche seduta qui a fianco a noi, perché ha avuto la possibilità, ha avuto l'onore e l'onere di governare questa città, io non l'ho mai avuto, loro l'hanno avuto, e quindi vorrà dire che evidentemente già è stata bocciata da quelle 48.000 persone. Io ritengo che la politica debba recuperare anche la credibilità, perché non è bello in campagna elettorale dire siamo diversi, siamo un'alternativa, siamo una novità, e poi andare tutti a braccetto assieme, allearsi e quindi andare anche a tradire, a vendere il voto ricevuto dagli elettori. Capisco che la politica ha perso ormai anche nel panorama nazionale questa credibilità, ma io credo che la credibilità sia il valore aggiunto, perché se un politico in campagna elettorale dice io sono una cosa diversa da Carlo Costantini e Carlo Masci, quella cosa bisogna portarla fino alla fine. Ecco, la credibilità, la coerenza è una cosa seria. Io ho fatto scelte di coerenza e di dignità, quindi si va avanti in questo modo, e voglio dare risposte a quei tanti cittadini e quei 48.000 cittadini che non vanno più a votare. La cosa bella è che c'è un consenso stratosferico verso la nostra coalizione civica proprio da parte di quelle persone, perché io incontro centinaia, anche migliaia di persone che mi hanno detto addirittura non vado più a votare da 35 anni, un anziano mi ha detto addirittura non vado a votare da 45 anni, tornerò a votare perché c'è questa alternativa civica fuori dai partiti. Grazie Pettinari. Carlo Masci. Sì, l'ex consigliere regionale Pettinari dei 5 Stelle, oggi candidato civico, ogni volta usa sempre toni esagerati. In effetti siamo in campagna elettorale, quindi forse è accettabile, chi è abituato
come i 5 Stelle a fare campagna elettorale in questo modo, continua a farla anche quando si leva il vestito dei 5 Stelle e si mette un altro vestito. Però io dico questo, non voglio dire che farò quello che non ho fatto, no, io dico che continuerò a fare quello che ho fatto, perché certamente questi 5 anni hanno segnato la città e un percorso della città. Abbiamo combattuto il Covid e tenuta tutelata la città e protetti i cittadini. Abbiamo fatto partire 120 milioni di euro di opere pubbliche senza spendere un euro dei soldi dei cittadini di Pescara. Abbiamo oggi l'attenzione dei media nazionali e internazionali. Fra qualche mese sarà a Pescara il G7 con i 7 ministri dei paesi più industrializzati del mondo. Avremo una trasmissione RAI in prima serata che non è mai successo. Avremo spettacoli e iniziative perché tutti vogliono venire a Pescara e non ci vogliono certo venire perché Pescara è una città sporca e maleodorante, ma ci vogliono dire perché questa è una città pulita, bella, accogliente, dove tutti quanti quelli che vengono si trovano bene. Gli universitari vivono a Pescara tranquillamente e serenamente. Io penso che Pescara possa e debba diventare la città degli universitari europei, perché Pescara ha questa caratteristica e ha queste possibilità. La città di Pescara da 4 anni è bandiera blu. Quando viene il presidente della Fondazione Internazionale, che ha sede in 83 paesi al mondo, a Pescara, dice che Pescara è un paradiso terrestre. Certo, c'è tanto da migliorare, c'è tanto ancora da fare, ma questa città è cresciuta enormemente in questi anni e continuerà a crescere. Ci sono degli obiettivi che devono essere colti, c'è la filovia di cui si discute da tantissimo tempo, si parla della strada parco, ma il concetto della strada parco non è un concetto indovinato, se noi dobbiamo considerare che cosa succede nelle altre vie, visto che non c'è un sistema di trasporto pubblico adeguato a una città che si presenta a livello internazionale. Noi dobbiamo avere un sistema che funzioni, e questo sistema che funzioni non può che partire da un concetto, il concetto di un percorso dedicato da Montesilvano a Pescara, per evitare che 42.000 macchine al giorno possano entrare nella nostra città e quindi trasferire una parte di quelle persone che oggi sono costrette a prendere la macchina su un mezzo pubblico. Da 30 anni si ragiona in questo modo, e si ragiona in questo modo perché 5 sindaci lo hanno fatto. Oggi qualcuno dice cancelliamo tutto, ovviamente non è possibile e non sarà possibile. Noi andiamo avanti sulla nostra strada per fare le cose che abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie. Gianluca Fusilli. Grazie direttore, mi sembra che la domanda sia su due piani, uno sulla forma e uno sulla sostanza. Sulla forma, per quel che mi riguarda, è chiaro che è una questione anche caratteriale, poi può essere anche tattica o strategia di comunicazione durante la campagna elettorale. Io ho grande rispetto per tutte e tre gli amici che si candidano, amici in senso politico, non vorrei poi il rimbrotto di Domenico che mi dice che non siamo amici, cioè, amici che si candidano a questa competizione. E credo che anche in campagna elettorale la forma in politica sia un elemento importante. Non ritengo che bisogna trascendere a livello di insulto personale. È anche vero però che si tratta, direttore, di una competizione, e già il termine identifica che si possa determinare, tra virgolette, un contrasto. L'importante è che avvenga sulle questioni amministrative, sulle questioni concrete, e si rimanga nei termini. Ma io credo che in questa campagna elettorale tendenzialmente sia accaduto così, tranne in qualche circostanza, direi però non rilevante rispetto al clima generale. Veniamo però alla questione della sostanza, cioè come intendiamo, come Stati Uniti d'Europa, l'amministrazione della città. Guardi, noi siamo una lista di scopo, è proprio, diciamo, la genesi della lista Stati Uniti d'Europa, anche le elezioni europee. E io, diciamo, che ho una posizione un po' antitetica a quella di Domenico Pettinari, il quale dice: io ho la mia idea di città, sono coerente, o vinco, oppure tendenzialmente non sono disponibile a discutere con nessuno e faccio opposizione. Noi siamo esattamente dall'altra parte. Crediamo che la contrapposizione a prescindere non serva alle persone, e che per amministrare una città, come dicevo prima, in un tempo non ordinario della vita pubblica e privata delle persone, e anche in una condizione di mutazione della città continuamente, quasi giornalmente, ciò che conta è incontrarsi sulle idee, avendo innanzitutto rispetto di quelle diverse rispetto alle proprie, ma cercare di trovare il punto di sintesi per la soluzione dei problemi. Io non credo che al cittadino interessi la bandiera, non credo che interessi l'ideologia, credo che al cittadino interessi che le questioni messe in fila come priorità, alla fine di un tempo dato, diventano fatto amministrativo e soluzione del problema. Carlo Costantini. Ma io non credo
ricordava il collega Pettinari, che in queste settimane si siano sviluppate campagne di odio, insomma, probabilmente in un attimo di impulso ci sarà stata qualche reazione che avrà stimolato queste considerazioni, però francamente la coltivazione di questo odio e di questa ferocia nella contrapposizione tra noi candidati faccio fatica a coglierla, non l'ho colta minimamente. Credo invece che ci sia. Sono rifatto a un posto del sindaco. Sì, no, ma io l'ho letto, sì, il posto del sindaco, ma probabilmente il sindaco in quel momento. Ma non l'ho detto io. No, ma probabilmente il sindaco in quel momento si era risentito per qualche motivo. Secondo me ha ecceduto, e forse è consapevole anche lui di aver ecceduto. Capita pure a me molto spesso di arrabbiarmi e di reagire. L'odio non si è visto in questa campagna elettorale, sinceramente, io non sono riuscito a percepirlo, sono state ben altre le campagne elettorali nelle quali si sono coltivati sentimenti particolarmente negativi. Credo invece che questa sia stata una campagna elettorale che abbia messo in evidenza posizioni diametralmente contrapposte. Io ci tengo a ricordare che dal 2012 ad oggi, se si fa eccezione per un breve periodo di appartenenza al partito di Azione, io sono 12 anni che fondamentalmente non ho tessere di partito, non mi di nessun partito, e sono esattamente 24 anni che non ho la possibilità di confrontarmi con il governo della cosa pubblica. L'ultima mia esperienza di governo della cosa pubblica è stata quella di sindaco di San Giovanni Teatino, che ho interrotto nel 2000. Quindi non mi sento particolarmente coinvolto nelle considerazioni che fanno riferimento a chi ha già avuto sul piano personale la possibilità di governare. Io non ce l'ho avuta e non ho nemmeno fatto parte negli ultimi 12 anni di partiti che hanno avuto la possibilità di governare, quindi vorrei vivere l'esperienza futura e parlare al futuro con assoluta sincerità e tranquillità e con la consapevolezza di poter mettere in campo le mie idee, che sono idee innovative e che sono idee che marcano con una linea di distinzione netta la posizione mia e quella del sindaco Masci. Cioè, di fatto, io lo sto ricordando in questa campagna elettorale, nell'esercizio della democrazia che in qualche modo fortunatamente consente ai cittadini di operare le scelte migliori, di fatto in questa fase le elezioni somigliano molto ad un referendum e questo rende anche difficile un'ipotesi di collaborazione in prospettiva, perché c'è una divaricazione totale sul piano del governo e delle scelte strategiche. Il sindaco Masci ha firmato un protocollo d'intesa che prevede la costruzione del Palazzo della Regione nell'area di Risulta. L'84% dei pescaresi è contrario, fortemente contrario. Nel programma del sindaco Masci non era prevista questa collocazione e io ho un'idea completamente diversa. Quindi è evidente che su questa scelta e su altre, magari ne parlerò nel corso del prossimo intervento, i cittadini saranno chiamati a prendere decisioni radicali. E sicuramente avrete modo di entrare nel cuore dei singoli temi. Lo faremo tra pochissimo con un'altra domanda del direttore. Ora c'è la pubblicità. Riprendiamo da studio con altre domande ai quattro candidati sindaci di Pescara da parte del direttore del centro, Piero Anchino. Direttore. Sì, entriamo, diciamo, un po' più nel merito degli aspetti, diciamo così, legati alla città. Una città a due facce, perché è inevitabile, c'è chi la racconta in un modo, ovviamente chi ha governato, e sottolineando gli aspetti positivi, e chi invece parla di una città in affanno, in difficoltà, ed è inevitabile. La domanda, così veniamo subito alla domanda, di cosa ha bisogno? Innanzitutto un giudizio sulla Pescara di oggi, che in qualche modo è venuto già a galla, però un giudizio sulla Pescara di oggi è di che cosa ha bisogno subito Pescara da lunedì, da martedì, da quando avremo un nuovo sindaco. Gianluca Fusilli. Direttore, sempre con il rispetto dovuto a chi ha gestito l'amministrazione, perché chi lavora merita sempre rispetto, nonostante commette errori, e farebbe bene anche ad ammetterli ogni tanto. Noi abbiamo conosciuto Pescara come città vivace, dinamica, accogliente, bella, qualche volta sfrontata anche nella sua voglia di modernità, quasi un esempio. Io credo che sia oggettivo, per una serie di circostanze che non tutte sono imputabili all'amministrazione comunale, credo che in questi anni Pescara abbia perso questa sua vocazione e questo lo si percepisce con chiarezza. Abbiamo però l'occasione, peraltro data dai cittadini, perché è una scelta fatta dai cittadini, a 36 mesi data, di poter ripartire, di rilanciare l'idea di una città nuova che riesca a competere
con le altre aree metropolitane del Medio Adriatico, ma anche io dico dell'Europa. E rispetto a questa occasione, io credo questa sì è una responsabilità dell'amministrazione uscente, non c'è stata una chiarezza di visione. Io le metto in ordine le priorità che rilevo a Pescara. Intanto il progetto di fusione. Si sta trattando il progetto di fusione come se fosse un pamphlet che deve essere stampato da una tipografia. E invece è una questione molto seria, perché preparare oggi quello che accadrà fra 36 mesi, dal punto di vista dell'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, dell'armonizzazione delle piante organiche e di tanto altro, non è un'eventualità, è una necessità, io direi quasi un dovere da parte della pubblica amministrazione. E poi si potrebbe pensare in grande per creare veramente una città smart, facile, amica del cittadino, con le nuove tecnologie. Poi c'è il problema serio delle infrastrutture a metà, porto, aeroporto, circonvallazioni interne, oggi ne abbiamo avuto una prova rispetto fiume, autostrade. E poi c'è un problema di manutenzione e qualità della vita, manutenzione, pulizia, illuminazione. E poi io vorrei che il sindaco di Pescara tornasse anche in ambito sanitario ad esercitare la funzione che gli è propria, prima autorità sanitaria della città e presidente della conferenza dei sindaci. In questi anni io ho visto, quando è andata bene, sostanzialmente un sostegno silente alle scelte amministrative e burocratiche della ASL. Pescara ha diritto per i suoi cittadini, ma io dico per tutto l'Abruzzo, a norma di legge nazionale, alla istituzione del Dipartimento di Emergenza e Accettazione di secondo livello. Va fatto subito. Grazie. Domenico Bettinari. Sì, intanto di che cosa non ha bisogno più Pescara? Pescara non può permettersi più di chi ha progettato o attuato l'opera scellerata di Viale Marconi, che ha colpito al cuore il nostro commercio privando dei parcheggi e ha messo a rischio tanti automobilisti perché gli incidenti sono incrementati. Pescara non può permettersi più di chi taglia migliaia e migliaia di alberi, buoni e cattivi, gli alberi malati si curano e non si arriva a tagliarli, e quindi anche precedente il centro-sinistra, attualmente il centro-destra. E Pescara non può permettersi più di avere dei dirigenti nominati dal sindaco che poi vengono arrestati per tangenti e cocaina all'interno del comune di Pescara. Pescara ha bisogno di far ripartire e ricollegare le tre porte d'accesso della città di Pescara, che sono il porto che nella nostra visione strategica deve diventare un collegamento navale stabile con l'altra sponda dell'Adriatico, ma naturalmente facendo anche, riconsegnando la dignità al nostro porto e alla marineria che non riesce più a entrare nel nostro porto perché le barche, le imbarcazioni si incagliano, l'ecoscandaglio misura 1,70 m quando dovrebbe misurare almeno 8-9 metri alla foce del fiume, e Pescara ha bisogno di incrementare le lotte strategiche l'aeroporto d'Abruzzo. Una città a vocazione turistica e commerciale deve portare qui turisti, e in questo modo noi possiamo scaricare nella nostra città ogni settimana migliaia e migliaia di turisti. Ma Pescara ha anche bisogno di far ripartire il commercio, perché se ci sono ogni 3 negozi aperti un negozio chiuso, vuol dire, e noi abbiamo introdotto infatti nel nostro programma 3 parole chiavi che parlano di commercio, che sono semplificazione, agevolazione e condivisione. Significa sburocratizzare. L'amministrazione comunale deve diventare un'amministrazione amica e non più nemica delle nostre partite IVA, delle nostre attività produttive. Agevolazioni, creare delle zone franche per detassare laddove si può detassare, e sicuramente fare una grande opera di concertazione e condivisione con gli addetti ai lavori per programmare ogni evento ludico che impatta positivamente sulle attività commerciali. E poi, come cosa principale da fare, spegnimento immediato di tutti i T-RED, delle telecamere trappola, perché in questa città abbiamo avuto e abbiamo telecamere vigliacche che ti multano non solo se passi con il rosso, che lì si può capire, ci mancherebbe altro, ma ti multano se ti arresti, se ti fermi 2 centimetri dopo dalla linea d'arresto. Questo serve solo per fare cassa. È una telecamera vigliacca quella che ti colpisce la schiena e ti multa se ti sei fermato 2 centimetri dopo la linea d'arresto. E Pescara ha bisogno di introdurre un'altra cosa molto importante: rendere i parcheggi gratuiti per residenti e commercianti, attività produttive, e anche per i tanti cittadini, dove si sono introdotti ultimamente dei parcheggi a pagamento laddove qualche mese fa erano gratuiti. Ecco, grazie. Questo è un altro balzello che non ci possiamo permettere. Carlo Costantini. Ma io lo stavo dicendo in coda al mio precedente intervento, di fatto sono elezioni amministrative, ma somigliano molto ad un referendum, perché si confrontano due idee di città e due visioni del futuro radicalmente diverse. Se dovesse vincere il sindaco Carlo Masci, i pescaresi avrebbero il cemento del Palazzo della Regione all'interno dell'area di risulta, una scelta che l'85% dei pescaresi non vuole, che invece io intendo realizzare nelle zone periferiche, perché la presenza di servizi è l'ingrediente principale per
garantire la ripresa e il recupero di socialità e di sviluppo economico che manca in quelle zone. Se dovesse vincere il sindaco Masci, la strada parco sarebbe occupata dal filobus, se dovessi vincere io metterei in campo il progetto alternativo della metropolitana di superficie. Io ho rispetto delle considerazioni che fa il sindaco Masci quando ricostruisce gli ultimi 35 anni di storia del filobus, però bisogna avere anche la capacità di comprendere che in 35 anni le tecnologie sono cambiate. Oggi i filobus collegati con le linee aeree di elettrificazione sono quasi usciti da produzione in tutto il mondo. Il filobus che abbiamo qui a Pescara è costruito da una società che è fallita. Esistono dei mezzi elettrici senza collegamenti aerei che hanno una capacità di autonomia che 35 anni fa era impensabile. 35 anni fa non esistevano nemmeno i telefonini con le batterie. Quindi limitarsi a dire, siccome un progetto iniziato 35 anni fa, portato avanti dal centrodestra e dal centrosinistra, lo dovremmo portare fino alla fine, secondo me è un errore strategico, drammatico. Oggi sono altre le soluzioni che servono. La metropolitana in superficie risponde esattamente anche all'esigenza di fare in modo che il maggior numero di persone possibili possano raggiungere Pescara, perché le persone devono venire ma devono anche poter venire. Oggi una persona che esce dalla A14, che ha superato tutte le difficoltà della A14, per la quale il governo non fa nulla e il sindaco protesta troppo poco, non protesta per niente, se ha la fortuna di arrivare a Pescara al 100% non parcheggia, diventa una scheggia impazzita che gira un'ora, due ore alla ricerca di un parcheggio che non trova. Noi dobbiamo fare i conti con questi dati, dobbiamo comprendere che il problema della mobilità di Pescara non si risolve nel periodo di Pescara, ma si risolve in un'ottica metropolitana, e da questo punto di vista il filobus che nasce nel nulla in prossimità di Via Europa e finisce nel nulla, che doveva avere parcheggi di scambio e che non ha parcheggi di scambio, non riuscirà minimamente a soddisfare le 640.000 domande di mobilità che ogni giorno si registrano nell'asse Silvi Sud, Francavilla e penetrando verso l'interno su Chieti, situazione invece che potrebbe essere tranquillamente gestita con una metropolitana in superficie. Ne parlerò dopo nel prossimo intervento. Grazie Carlo Masci. Sì, a Carlo Costantini hanno risposto i sindacati dei trasporti dicendo smettetela di dire cose che sono totalmente irrealizzabili per quanto riguarda la metropolitana leggera, che non si potrà mai realizzare se non nella misura in cui già c'è e viene utilizzata tranquillamente da una parte dei cittadini. Poi però altra cosa è viaggiare dentro la città e collegare Montesilvano e Pescara, che può avvenire soltanto con un mezzo pubblico sul percorso dedicato. Il percorso dedicato che è stato individuato da 30 anni è quella che oggi viene definita la strada parco, che è libera dai mezzi privati. E questo è il discorso che noi stiamo portando avanti e che viene portato avanti da 30 anni. Che cosa vuol dire che viene portato avanti da 30 anni? La filovia a Milano esiste da 100 anni e funziona perfettamente e continuerà a funzionare perché gli investimenti vanno avanti con sistemi migliori e sistemi più performanti. Infatti noi a Pescara abbiamo un sistema performante con un filobus che è elettrico con la ricarica col filobus. Quindi questo oggi noi dobbiamo mettere in campo per far sì che ci sia un sistema di mobilità alternativo alla macchina privata, perché oggi uno è costretto a prendere la macchina privata per arrivare in città. Invece noi vogliamo che ci si arrivi con un mezzo pubblico. L'area di risulta, 5 anni fa quando noi siamo arrivati, la coalizione che oggi sostiene Costantini prevedeva all'interno dell'area di risulta 2 palazzi residenziali, un centro commerciale e tutti i parcheggi gestiti dai privati. Oggi, dopo 5 anni, ovviamente si cambia tutto e si ricomincia da capo. Noi stiamo portando avanti un discorso concreto. Al posto dei 2 palazzi residenziali e del centro commerciale realizziamo una sede istituzionale con all'interno un centro congressi e una biblioteca regionale per far vivere quella struttura 365 giorni all'anno. E poi quando si parla di cementificazione, oggi vediamo nelle città europee i più bei palazzi all'interno di aree verdi come quella che noi vogliamo realizzare. Realizzarlo in periferia vuol dire andare a creare problemi in periferia, perché in periferia occorrono spazi verdi, campi sportivi, impianti per far vivere e socializzare i giovani. Questo serve in periferia, è quello che noi stiamo realizzando, è quello che abbiamo realizzato di fronte al Ferro di Cavallo, il parco dell'infanzia che era totalmente abbandonato e oggi è gestito da 16 associazioni di volontariato che curano 300 bambini ogni giorno, oppure quello che succede
all'ex scuola di Via Giardino, dove 12 associazioni di volontariato operano e danno risposte a centinaia di persone ogni giorno. Questa città si è evoluta enormemente. 5 anni fa parlavamo del mare inquinato e del mercatino etnico, oggi parliamo di uno sviluppo internazionale della città. Grazie direttore. Allora, un'altra domanda per i 4 candidati. Sì, bello affrontare argomenti che sono a cuore ai pescaresi, perché ovviamente sono tutte tematiche che vanno a toccare la quotidianità dei cittadini. Però io aprirei una parentesi, anche se non mi piace definirla parentesi, perché è un tema che mi sta a cuore e immagino lo sia anche ai candidati sindaco. Parliamo un attimino degli aiuti ai poveri. I dati aggiornati della Caritas, abbiamo pubblicato qualche giorno fa, sono più che preoccupanti. Si ha l'impressione, ma non dico a Pescara, parliamo un po' in generale, che non si faccia mai a sufficienza per risolvere il problema per i meno abbienti. E quelle scene dei senza tetto che dormono per strada in varie zone della città, basta passare davanti alla stazione, all'ingresso della stazione, per rendersene conto. Va anche detto poi che in molti rifiutano l'assistenza, per cui è un tema complesso. Ecco, la domanda è: il nuovo sindaco cosa potrà fare e cosa ha in mente di fare per provare a risolvere il problema o a migliorare la condizione dei tanti che purtroppo sono in sofferenza? In questo round di risposta il primo a intervenire è Carlo Costantini. Ma dal mio punto di vista a Pescara operano delle associazioni che hanno grandi competenze, grandi professionalità, quindi siamo una città e una comunità fortunata. Io credo che l'aspetto da cambiare, diciamo da rivoluzionare, debba essere quello legato al dato quantitativo. A Pescara si è molto attenti ad evocare e a denunciare la quantità di denaro che viene spesa per migliorare la condizione delle persone che vivono in difficoltà e per sostenere il sistema dei servizi sociali. Io credo che questo sia un errore. Il dato quantitativo molto spesso non è necessariamente relazionabile con il dato qualitativo, con il raggiungimento di obiettivi. Qui a Pescara, nella gestione dei fondi per il sociale e nella gestione dei fondi per la cultura soprattutto, occorre mettere in campo una vera e propria rivoluzione che modifichi il paradigma della spesa e lo mette in relazione al raggiungimento di obiettivi di qualità, peraltro attraverso un percorso che renda misurabile la progressione verso l'obiettivo, anche al fine di modificare le strategie da mettere in campo. Si spendono molti soldi, ma evidentemente non si spendono bene, non si spendono come dovrebbero essere spesi, si spendono per attività di assistenza che escludono la possibilità di reintegrazione, perché il vero tema è proprio quello legato alla componente caritatevole dell'assistenza. Qui non dobbiamo soltanto consentire alle persone di nutrirsi e di dormire in condizioni diverse rispetto a quelle in cui molto spesso sono costretta a dormire. Noi dobbiamo creare le condizioni perché le spese ingenti che sosteniamo per i servizi sociali mettano queste persone nella condizione di emanciparsi e di tornare a reintegrarsi in una vita civile normale. Purtroppo da questo punto la separazione fisica che c'è tra periferie e centro della città incide moltissimo. Esistono città diverse, sebbene Pescara sia una città con una superficie territoriale molto contenuta, Pescara è la 7ª città d'Italia per densità abitativa. Viviamo in 3600 km². L'inizio di Via Terro dista in linea d'aria a 150-200 metri dalla cattedrale di San Getteo. Quindi l'idea che a Pescara possano esistere delle periferie è un'idea che dobbiamo respingere. L'obiettivo deve essere quello di restituire la condizione di città pubblica, di fare in modo che la condizione delle periferie sia esattamente identica a quella del centro, di fare in modo che la continua sostituzione di mattonelle che interessano Corso Umberto, San Corrucore, venga sostituita da una visione che tenga conto anche delle periferie, che consegni il desiderio e il gusto della bellezza e del rispetto per il decoro urbano anche in zone che non conoscono interventi di manutenzione ormai da anni. Grazie Gianluca Fusilli. Grazie direttore per la domanda. È evidente che il disagio socio-economico, non solo per ragioni che riguardano Pescara, negli ultimi anni si è aumentato e che, su questo sono d'accordo con Costantini, non è sufficiente rispondere a questa esigenza e questo bisogno semplicemente con la quantità monetaria. Per fortuna però Pescara ha una tipicità. Io nella mia
esperienza di vita, ho avuto modo di conoscerla molto bene, la tipicità del valore delle associazioni di volontariato che a Pescara si occupano del problema del disagio economico e non solo. Una grande ricchezza e soprattutto anche una grande voglia di assumersi la responsabilità di affrontare il problema, di investire per la costruzione di strutture. Io credo che l'amministrazione comunale debba affrontare la questione del disagio socio-economico sotto due aspetti. C'è un disagio socio-economico al quale va dato assistenza, va data assistenza. È necessario dare assistenza e su questo credo che la migliore cosa da fare sia l'applicazione del principio di sussidiarietà. Cioè far fare a chi sa fare e sa fare bene, semplicemente aiutando. Spesso quando il pubblico vuole mettersi a fare le cose che gli sono istituzionalmente dedicate non lo fa molto bene. C'è un rapporto di collaborazione fattivo con queste associazioni, va implementato e magari dal punto di vista della quantità numerica del problema, lei parlava dei senza tetto, va valutato se le strutture esistenti sono sufficienti. Si potrebbe pensare magari ad investire, come si è fatto in altre città, nella costruzione di una città della gioia, implementando anche quella che c'è. Poi c'è un secondo problema rispetto al disagio socio-economico, che non è l'assistenza, ma è la ripartenza. Ci si può trovare nella vita in condizioni di disagio socio-economico per sventure capitate nel momento contingente. Lì bisogna intervenire per provare a ripartire. Il lavoro, ad esempio, è uno degli elementi determinanti per i giovani, ma non solo per i giovani, per le famiglie. Io penso a un grande patto per il lavoro, come è stato fatto a Milano, che il Comune può fare con le associazioni di categoria, la scuola, l'università, per diventare innanzitutto un'agenzia di formazione, che consente ai giovani di formarsi gratuitamente anche rispetto alle professioni delle nuove tecnologie. E penso anche al Comune che possa fare, sempre in collaborazione, in confronto, perché ci tengo molto a questa città che ridà la mano a tutti quelli che possono in qualche modo aiutarla a fare meglio, possa fare anche mentoring e tutoring, cioè far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Credo che anche questa, che non riguarda strettamente il disagio sociale, ma è un'attività che può aiutare a superare il momento di difficoltà dell'individuo. Grazie Fusilli. Carlo Masci. Sì, io ascolto i miei colleghi che ovviamente devono criticare il Comune perché sono in campagna elettorale, però dico loro: venite a visitare i servizi sociali del Comune, che funzionano perfettamente, perché tutto quello che loro dicono è quello che è avvenuto in questi 5 anni. 5 anni fa, fuori dalla stazione di Pescara, dormivano 200 senza tetto. Oggi ce ne sono 3 e li conosciamo tutti, cerchiamo di aiutarli per come vogliono essere aiutati. Che cosa abbiamo fatto per eliminare questi 200 senza tetto da fuori dalla stazione? Abbiamo, con case confiscate alla criminalità organizzata, organizzato un sistema di tutela e di accoglienza che è stato ritenuto il migliore d'Europa. Abbiamo fatto in modo, con un progetto che si chiamava Housing First e che è cominciato nel 2021, di ospitare queste persone all'interno di alloggi che erano gestiti da associazioni di volontariato. Queste persone hanno ripreso un percorso di vita, hanno trovato un lavoro, hanno trovato una casa d'affitto, sono usciti fuori dal programma, e così facciamo costantemente. Noi ospitiamo i 40 senza tetto che girano per la città e che vogliono vivere per strada, d'inverno in albergo, in maniera tale che possano essere tutelati, tant'è che in questi anni non è successo nulla di eclatante a Pescara. Così come l'importo investito per il sociale a Pescara è aumentato in 5 anni del 100%, siamo a 18 milioni di euro, e tutte le attività si svolgono secondo il principio di sussidiarietà. Noi coprogrammiamo le attività con le associazioni di volontariato, con le associazioni del terzo settore, le conosciamo tutte quante, abbiamo un rapporto strettissimo con loro, operano con il Comune di Pescara, la stessa Caritas opera per conto del Comune di Pescara con fondi che il Comune di Pescara mette a disposizione, così come On the Road, così come il Banco Alimentare, così come l'Associazione Diversi Uguali, così come l'ANFAS, così come tante altre associazioni che sanno benissimo quello che fa il Comune di Pescara e quello che ha fatto insieme a loro il settore sociale del Comune di Pescara, e lo sanno benissimo anche tutte le persone che noi assistiamo e a cui cerchiamo di dare una risposta quando ci chiedono una mano tesa. Oggi Pescara in qualche modo assiste 22.000 persone,
5 anni fa ne assisteva 8.500, oggi il Comune di Pescara dà 78 servizi alla comunità che ha bisogno, 5 anni fa i servizi erano 53, quindi c'è stato un notevolissimo sviluppo. È chiaro che non si può migliorare tutto in un attimo, c'è un percorso che si fa, la città del sole di Sant'Agostino non esiste da nessuna parte, ma che rispetto a 5 anni fa oggi il settore sociale sia arrivato dovunque, abbia dato risposte a chi ne aveva bisogno, questo è un dato di fatto, a cominciare dal Covid, perché durante il Covid abbiamo aiutato tutti coloro che avevano bisogno. Grazie. Domenico Pettinari. Sì, io cercherò di distanziarmi da alcuni racconti fantasiosi che albergano solo nella mente di alcuni, calandomi nella realtà. E anche qui i dati ci confortano. La città di Pescara si attesta al 29,7% come tasso di povertà a fronte del 20% tasso nazionale. Questi sono i dati reali, questi sono i dati, non mi interrompa. Io sono sempre più convinto che se avesse avuto un'opposizione il sindaco Carlo Masci adesso si troverebbe al 5%, peccato che non hanno avuto un'opposizione in consiglio comunale. Detto questo, il problema è serio perché abbiamo fiumi di denaro all'interno delle politiche sociali. Il problema è come vengono spesi quei soldi, perché noi abbiamo delle sacche di povertà che non vengono intercettate. Infatti, nella nostra visione strategica, i servizi sociali devono cominciare ad operare con logica predittiva e non stare dietro una scrivania al comune e aspettare che qualcuno va a bussare. Colpa non è della tecnostruttura, ma dell'amministrazione comunale. Intercettare ogni tipo di sacca di dolore, di sofferenza, di povertà. E poi, ecco il punto che ci differenzia sostanzialmente. Noi abbiamo i veri poveri che per dignità non si recano al comune, non dichiarano la propria povertà e vanno intercettati. E abbiamo altri che solo perché sono furbi e presentano un ISEE pari a zero, prendono magari la bolletta della luce pagata, la bolletta del gas, il pacco della spesa, direttore, e poi li ritroviamo magari che sono i criminali, i spacciatori di droga, che sono nelle case popolari, delinquono, occupano abusivamente le case popolari, incassano 1.000 euro al giorno con lo spaccio di droga, vanno al comune, presentano il modello ISEE e allora qui cosa si potrebbe fare? Una sorta di confessione tra comune e autorità giudiziaria, comune, autorità e forze di polizia, per non valutare solo ed esclusivamente il modello ISEE. È una rivoluzione quella che sto dicendo, è un atto rivoluzionario, ma bisogna fare questo, perché io non ce la faccio più a vedere tanti falsi poveri che si prendono il bonus, il pacco della spesa e anche la bolletta pagata del gas e poi spacciano droga, e abbiamo tanti poveri che per dignità non si recano in comune, non vengono intercettati e quello rimane un fenomeno sommerso. Noi dobbiamo far emergere questo sommerso, dobbiamo far emergere la vera povertà, e la vera povertà, mi lasci dire, non sono solo ed esclusivamente quei poveri che sono nelle nostre periferie, anche e soprattutto quelle persone che non hanno lavoro e hanno una casa di proprietà e non sanno come mantenerla, non sanno come pagare i costi fissi della casa di povertà. Quella povertà sommersa nella nostra logica, nella nostra visione strategica, va fatta emergere e va aiutata. Noi tenderemo la mano a chi davvero ha bisogno, ma colpiremo violentemente e democraticamente ogni criminale furbo che poi si va a prendere il pacco della spesa in comune. Grazie Pettinari, altra pausa chiestaci dalla regia e poi torneremo con l'ultima parte del nostro confronto a 4. A tra poco. Allora, siamo tornati in studio per la parte conclusiva di questa trasmissione e poi anche la conclusione di tutta la campagna elettorale. Direttore Anchino, altro paio di domande prima di congedare i nostri ospiti. Del rush finale, poi magari l'ultima, se i candidati sono d'accordo, facciamo delle domande mirate, personalizzate, così possiamo anche diversificare un attimino. Mi ricollego a quanto già detto in qualche modo oggi, ma in gran parte durante la campagna elettorale, ma sono temi importanti e siccome siamo in conclusione di campagna elettorale, mancano pochi minuti, secondo me è bene ribadire alcuni concetti. Il commercio, le difficoltà del commercio in città, queste grida d'allarme che arrivano da più parte, che cosa potrà fare il nuovo sindaco e che messaggio possiamo mandare o rimandare ai balneatori, che anche loro aspettano qualche segnale positivo. Masci. I balneatori in questi 5 anni hanno avuto la bandiera blu quando 5 anni fa avevano il mare inquinato.
e quella bandiera blu non ha portato ricchezza soltanto ai balneatori, ma ha portato ricchezza alla città, tant'è che le presenze turistiche a Pescara sono aumentate del 48% e quelle straniere del 70%. Sono numeri importanti, è chiaro che questi numeri vanno analizzati e sviluppati in maniera tale da poter aumentare e ampliare. Anche sull'aeroporto si sta realizzando la pista intercontinentale grazie alla Regione, i numeri ci dicono che in 5 anni le presenze sono aumentate notevolmente, circa del 30%, ma dobbiamo andare anche oltre, è chiaro che si può andare anche oltre, possiamo continuare a crescere e vogliamo farlo. Per quanto riguarda il commercio, una città come Pescara che vive di commercio dopo il Covid naturalmente si è trovata in difficoltà, però dobbiamo dare alcuni dati, perché io sento alcuni dati totalmente sbagliati. Innanzitutto il 29,6% di povertà si riferisce all'Abruzzo e Pescara è in controtendenza rispetto all'Abruzzo, così come per quanto riguarda le attività produttive Pescara ha un saldo positivo rispetto a 5 anni fa di 831 attività produttive ed ha un saldo positivo nel 2023 di 95 attività produttive. I numeri sono inconfutabili, non si possono certo discutere, ma noi dobbiamo cercare soluzioni per fare in modo che anche le attività commerciali che soffrono possano migliorare la loro condizione e noi dobbiamo essere una città accogliente, con tante iniziative che si organizzano, con la diminuzione delle tasse e delle imposte che oggi possiamo fare, perché il Comune di Pescara, non ce lo dimentichiamo, da 10 anni è in predissesto, gli ultimi 5 anni li ha vissuti totalmente nel predissesto, noi abbiamo pagato i debiti che erano stati fatti in precedenza, abbiamo finito a pagare i debiti, la Corte dei Conti ce lo ha certificato, oggi stiamo tornando a essere un comune in bonus, avremo un'autonomia finanziaria, fino ad oggi le tasse non le abbiamo potute abbassare e non abbiamo potuto abbassare i tariffi. Ma adesso lo potremo fare e lo faremo certamente, perché questo è l'obiettivo che noi vogliamo cogliere da sempre, dopo aver rimesso i conti e dopo aver portato il Comune di Pescara ad avere una cassa di 26 milioni di euro quando 5 anni fa andavamo in anticipazione di cassa. Anche per quanto riguarda i semafori, le telecamere ai semafori, si danno numeri totalmente sbagliati. Oggi l'ultimo dato di aprile è che rispetto alle macchine che transitano sotto semafori soltanto lo 0,15% prende una contravvenzione e il 70% di quello 0,15% non è di Pescara ma è di fuori Pescara. I numeri questo ci dicono, soltanto nella mente dei miei avversari si continua a dire che ci sono semafori trappola, perché quei semafori non fanno più contravvenzioni quasi a nessuno, perché oramai i semafori, i segnali vengono rispettati tranquillamente, il codice della strada in questa città si rispetta e soprattutto lo rispettano i pescaresi. Grazie Carlo Costantini. E gli 11 milioni di previsione per il 2024 che indica un importo in incremento e in crescita rispetto al 2023 dove li prendiamo? Cioè se fosse vero che i semafori non fanno più multe, tra un anno dovremo dichiarare il dissesto, perché nel bilancio di previsione del 2014 il sindaco Carlo Masci ha previsto un incremento degli introiti da semafori trappola che, qualora fosse vero quello che racconta, comporterebbero un dissesto e un disequilibrio drammatico da parte del nostro bilancio. Ma purtroppo le verità che vengono raccontate sono sempre distorte. Anche il dato degli arrivi negli aeroporti, è chiaro che se prendi il dato del 2019 è in crescita, se prendi quello del 2009 è ancora più in crescita, se prendi quello del 1998 sarà ancora più in crescita. Il dato che devi prendere è quello da gennaio ad aprile e da gennaio ad aprile gli arrivi sono diminuiti di 12.000 persone, arrivano meno persone, si perdono voli. I dati sul commercio sono drammatici, è inutile raccontare le favole, c'è una crisi drammatica, i commercianti di Corso Umberto sono ingabbiati da recinti che pregiudicano e precludono l'accesso alle loro vetrine. I dipendenti dei negozi del centro che hanno pagato l'abbonamento per l'area di risulta non possono parcheggiare perché si è deciso contemporaneamente di installare 4 cantieri insieme all'interno dell'area di risulta che hanno privato il commercio, l'accessibilità a Pescara di centinaia di posti auto. Questi sono dati oggettivi, i lavori si dovevano fare, ma si potevano fare seguendo una logica diversa. A questi 4 cantieri si aggiunge il parcheggio del bingo che il mercoledì non può essere utilizzato di fronte al bingo perché si è deciso di trasferirci il mercato alla strada parco. L'anno scorso hanno abbassato le saracinesche 377 esercizi commerciali a Viale Marconi per effetto dei lavori, degli interventi scellerati, rifatti in un modo, sfasciati e rifatti in un altro modo, hanno chiuso decine di attività economiche. Via Terno, la zona di Madonna del Fuoco, è completamente desertificata da un punto di vista commerciale, si percorrono centinaia e centinaia di metri di vetrine abbassate. Questi sono i dati con i quali bisogna confrontarsi, altrimenti ci mettiamo una condizione, cioè è grave, perché se non si ha la consapevolezza del punto di partenza, inevitabilmente anche la rappresentazione del futuro diventa distorta. In realtà i numeri sono preoccupanti, sono drammatici, per questo c'è bisogno
di un cambio di tendenza. C'è bisogno A, di rimettere l'aeroporto nelle mani di persone che lo sappiano gestire. L'aeroporto non è un gioco, non è un incarico da poter conferire a un tesserato amico di partito. L'aeroporto va messo in mani esperte, di persone con competenze manageriali riconosciute nazionali e internazionali. C'è bisogno di far arrivare più persone a Pescara senza il mezzo privato. E la risposta alla metropolitana di superficie, io parlo costantemente con i tecnici, ingegneri della regione Abruzzo, che mi dicono che questo progetto è l'unico in grado di risolvere e di soddisfare le 640.000 domande di mobilità che si registrano ogni giorno all'interno dell'area metropolitana. Grazie, Domenico Pettinari. Allora, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo un problema serissimo che impatta negativamente sul commercio, ma che cosa si potrebbe fare? Uno, per far ripartire il nostro commercio, l'amministrazione comunale deve diventare un'amministrazione amica e non nemica e quindi sburocratizzare tutto quello che si può sburocratizzare, ma la grande novità è quella di sedersi attorno a un tavolo con tutti coloro che vorranno partecipare, i titolari delle partite IVA, delle attività produttive, e fare un piano triennale di tutti gli eventi che impattano positivamente e negativamente sul commercio. Se si discute insieme, si concerta insieme, si fa un piano triennale prodotto pariteticamente dalla amministrazione comunale e dai commercianti, i commercianti non saranno più massacrati, lasciatemi passare questo termine, perché quando si monta un cantiere dalla mattina alla sera senza dire nulla a quel commerciante, inevitabilmente quell'attività produttiva perde e perderà tantissimi incassi, ma ulteriormente a questa proposta va messo in campo tutta una serie di eventi itineranti, ludici, culturali, artistici, davanti a tutte le attività produttive della nostra terra, senza lasciare abbandonare le nostre periferie. Non possiamo fare eventi solo ed esclusivamente nel centro, ma in alcune zone del centro, perché già se ci si sposta di 50 metri in un'altra via del centro poi non c'è nulla. Teatri itineranti, manifestazioni itineranti, eventi ludici davanti a ogni attività 365 giorni all'anno e portare nelle piazze della nostra città. Potremmo portare l'orchestra e il Conservatorio Statale di Musica a fare concerti in ogni zona, in ogni quartiere della nostra città, ma non solo, recuperare spazi in disuso da regalare ai nostri giovani per far esprimere arte e cultura, ce n'è tanto bisogno. E poi l'abbiamo detto, far ripartire il porto, l'aeroporto sono strategici, naturalmente non è stato a nostro avviso fatto nulla in questi anni. Sento ancora scaricare responsabilità su Viale Marconi, io vorrei dire anche basta, coloro che l'hanno progettato, l'hanno ideato e l'hanno attuato, si rimbalzano ancora responsabilità, e una responsabilità dei partiti che hanno governato questa città. Io inviterei anche ad osservare un po' di silenzio quando si parla di Viale Marconi da parte di coloro che quel disastro l'hanno prodotto. E quindi io inviterei anche a parlare un po' più con i nostri commercianti, perché mi sembra anche di vedere uno scollegamento totale dalla realtà, da chi amministra ed evidentemente non ha mai parlato con i nostri commercianti, perché i nostri commercianti sono davvero arrabbiati, sono indignati e non ce la fanno più. Quindi noi poi introdurremo le parole chiavi che sono semplificazioni, agevolazioni e condivisione nel nostro programma per quanto riguarda il commercio, e in questo modo siamo convinti di far ripartire il nostro settore strategico. Grazie, Gianluca Fusilli. Beh, Pescara, lo hanno detto anche i colleghi, è una città commerciale in maniera quasi identitaria, è nata sul commercio. Al di là dei dati del sindaco Masci, ma oggettivamente i cittadini comuni che vanno in giro, se conoscono un commerciante, sanno che il commercio vive una fase di profonda crisi. Profonda crisi oggettiva ma anche soggettiva, legata proprio al territorio. Io credo che, ma questo lo fanno anche le associazioni di categoria, intanto bisogna tornare ad una forma diversa del rapporto con le associazioni e con i commercianti e tornare a stringergli la mano in un patto che consenta a Pescara di tornare a correre anche su questo settore. E quello che mi piace molto delle associazioni di categoria è la loro logica sistemica. Io credo che una città, per essere attraente anche dal punto di vista commerciale, deve prima di tutto essere bella. Quindi credo che un intervento di manutenzione che duri tutto il tempo della legislatura e che eviti le disfunzioni che stiamo vedendo in questi giorni sia necessario. Anche un intervento di pulizia a Pescara è indispensabile, quasi straordinario. Mi dispiace dirlo, ma Pescara non è in questo momento una città pulita, e questo grida vendetta, considerato che ci sono anche società partecipate che hanno quella vocazione specifica. Credo che su questo vada fatto un lavoro. Illuminarla meglio la renderebbe più sicura. Il tema delle infrastrutture l'abbiamo detto. Se non completiamo porto, aeroporto, risolviamo il problema delle autostrade e il problema dei collegamenti interni con le circonvallazioni, sarà difficile
difficile che qualcuno possa arrivare a Pescara per poter venire a spendere il proprio profitto e il proprio reddito all'interno dei negozi pescaresi. Poi ci sono degli interventi specifici per il settore. Intanto io direi di evitare, sempre attraverso la concentrazione, provvedimenti illogici tipo quello sul rumore acustico che rende impossibile in alcune zone della città senza la zonizzazione lo svolgimento di attività dopo una certa ora, dopo le 19 e le 20. Quello è immediatamente da modificare, sempre rispettando il diritto al riposo, ma consentendo a Pescara di poter sviluppare la propria vocazione turistica. E noi pensiamo ad esempio anche a interventi che siano anche evocativi, che ridiano la speranza. Ad esempio l'abolizione della tassa di occupazione del suolo pubblico triplicata negli ultimi anni per un periodo sperimentale di 3 anni, stringendosi la mano con il commerciante e dicendogli: io ti do questa opportunità, ma tu adotti ad esempio la pulizia della zona antistante il tuo negozio. Cioè ricostruire un clima di collaborazione, compartecipazione per far ripartire la città. Bene, allora, direttore, come abbiamo detto, adesso siamo alla parte finale in cui ci saranno domande personalizzate. Il direttore si sceglie il suo interlocutore, gli fa una o due domande, insomma, cerchiamo di essere rapidissimi e cerchiamo anche di entrare sui temi degli scenari futuri, suppongo, dopo le elezioni, insomma, sì. qualche anticipazione, che ne so, su alleanze possibili in casi di ballottaggio, giunte, qualche annuncio, vediamo un po' che cosa viene fuori. Partirei con il sindaco Masci, se non altro per posizione fisica, diciamo così, e così poi proseguiamo con gli altri candidati. E la prima domanda, metto insieme un paio di domande, tanto in 2 minuti e mezzo dovremmo farcela. La prima domanda è: qual è stato il vero errore commesso dalla giunta Masci nei 5 anni precedenti al voto che ci sarà nel fine settimana? E poi ho sentito uno spot in radio in cui lei parla di una Pescara fantastica, con tante cose che sono state fatte e altre che soprattutto dovranno essere realizzate. Ma non pensa che per realizzare questa città fantastica ci sia bisogno comunque di un cambio di passo vero da parte della sua squadra, che con il passo dei 5 anni precedenti probabilmente questa Pescara fantastica sarà difficile da realizzare? Ma comincio da questa domanda con la risposta. In questi 5 anni abbiamo realizzato cose impossibili: la bandiera blu, la demolizione del ferro di cavallo, il G7, sono cose che erano impossibili per Pescara, invece oggi ci sono. Noi pensiamo che si possano realizzare cose eccezionali, perché già è stato messo in cantiere molto di quello che si deve fare, perché 120 milioni di euro di opere pubbliche trasformeranno naturalmente la città. Si parla tanto del porto. Nel porto si sta lavorando, perché la regione sta realizzando il nuovo porto, e quel nuovo porto permetterà il collegamento tra il molo e la diga foranea. Quella passeggiata dovrà diventare una cosa identitaria della nostra città, perché io immagino che sulla diga foranea ci debba essere una terrazza che si affaccia 500 metri dentro al mare sulla nostra città, sulla bella addormentata. Questo è un segnale nuovo, così come il Parco Nord, che noi già stiamo espropriando per realizzare 40.000 metri quadrati di parco dello sport in un'area dove c'è la pineta, c'è la pinetina, c'è la spiaggia, c'è il mare, in un'area di rispetto ambientale, così come sull'area di risulta. Il parco di 65.000 metri quadrati è già in itinere, già stanno partendo le procedure per realizzare quel parco con le risorse che già sono a disposizione. E questa è la città fantastica che si sta trasformando continuamente, che andrà a definirsi entro i prossimi 3 anni. Per quanto riguarda il discorso legato, qual era l'altra domanda? L'errore più grande. L'errore più grande, ma insomma, tutti ne parlano, Viale Marconi. Certo, se con il senno di poi io non avrei attuato il progetto che ho trovato e che è stato approvato il 24 maggio 2019 dalla Giunta Alessandrini, sulla base del piano generale del traffico urbano, sempre approvato ad aprile 2019 dal Consiglio Comunale a guida Alessandrini, e che prevedeva che Viale Marconi diventasse l'asse preferenziale per il mezzo pubblico, con la corsia preferenziale lato monte e l'eliminazione di tutti quanti i parcheggi. Quella situazione ha creato sconcerto, abbiamo cercato di migliorare la situazione non riuscendoci. Adesso, dopo l'apertura di via Benedetto Croce, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra le varie vie e
mi sembra che oggi il sistema viario che abbiamo stabilito per Viale Marconi funzioni perfettamente, tant'è che non ci sono critiche al riguardo, perché abbiamo introdotto i posti auto e oggi ci sono 350 posti auto su Viale Marconi, c'è la corsia ciclabile, ci sono gli autobus che comunque possono viaggiare tranquillamente, c'è il rispetto del codice della strada in ogni situazione, compresa la corsia ciclabile che è prevista dal codice della strada, quindi ci sono tutti elementi che vanno verso la destinazione di una definizione di quella problematica che abbiamo avuto per questi anni e che abbiamo cercato di risolvere. Certo è che se io non avessi trovato quel progetto non l'avrei portato avanti, l'ho portato avanti perché era finanziato, oggi penso che forse non avrei dovuto neanche portarlo avanti, dovuto cassarlo ed eliminarlo. Grazie Masci. Allora, quindi diciamo il candidato Costantini deve rispondere anche di via Marconi a questo punto, visto che tutte le colpe del centrosinistra, come giustamente diceva lei prima. Beh, sì. Io ho da 24 anni non amministro e ho 24 anni di responsabilità di governo di pescare. Di dover rispondere adesso di colpe che progetto di via Marconi di colpe che io in realtà vorrei parlare al futuro, probabilmente parlare al futuro. Sì, ecco, anche qui un paio di domande, una di natura un po' politica. Giustamente lei dice mi trovo a dover rispondere di colpe che, o comunque di responsabilità che probabilmente sono di altri. Sono altro perché era a fare l'avvocato, perché, esatto, non era proprio impegnato in politica. Non era impegnato in politica. Però lei adesso in questa tornata elettorale rappresenta il centrosinistra ed è innegabile che il centrosinistra nelle ultime tornate importanti nella nostra regione non è riuscito probabilmente a far passare quei messaggi giusti per poter ribaltare situazioni consolidate, pronostici, quindi manifestando una certa difficoltà per avvicinarsi alla vittoria. Facciamo il caso delle ultime due elezioni in regione, le tre città più grandi d'Abruzzo, Pescara 5 anni fa, Montesilvano, L'Aquila nelle ultime due elezioni, per cui diciamo che probabilmente c'è stata una difficoltà anche di messaggi da trasmettere. Ecco, lei ritiene, questa è la prima domanda, questa volta il centrosinistra, lei e tutta la squadra che la sostiene, siete riusciti a far passare i messaggi giusti per ribaltare la situazione e quindi vincere? E poi la seconda domanda, se si dovesse andare al ballottaggio, lei cercherebbe comunque un'alleanza, un sostegno con qualche altro candidato? Prima domanda, oggi siamo una compagine perfetta. Abbiamo un programma assolutamente condiviso, c'è stata una legittimazione nei miei confronti unanime da parte di tutti e siamo una coalizione che copre tutto il campo progressista, perché oltre alla presenza dei Verdi, Sinistra Italiana, Radici in Comune, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ci sono due liste civiche che comprendono al loro interno anche iscritti d'Azione e appartenenti al mondo liberale riformista che rappresentano l'area centrista che purtroppo negli anni passati difficilmente è riuscita a trovare dei punti di sintesi con le forze di sinistra. Io non sarei così pessimista, nel senso che ha ragione sicuramente quando si riferisce alle difficoltà che negli ultimi 5 anni, 10 anni il centrosinistra ha vissuto nelle più grandi città abruzzesi, ma è altrettanto vero che 3 mesi fa Luciano D'Amico ha vinto l'elezione a Pescara. Il centrosinistra ha preso il 52,5% contro il 47,5% di Marsiglio. Quindi c'è un humus favorevole, c'è la consapevolezza da parte dei cittadini dell'esigenza di voltare pagina e del resto se si valuta e se si considera tutto ciò che è in relazione tra comune e regione, bisogna arrivare alla conclusione che la filiera è stato un disastro. Qualcuno dice come si fa ad abbandonare la fortuna di avere un rapporto di appartenenza politica diretto tra comune e regione. Se io rifletto su tutto quello che appartiene al governo alla regione, francamente questa filiera la considero una sciagura, perché le navi dipendono dalla regione ma sono chiuse, sono aperte alle associazioni, per me che voglio fare il nuoto libero sono assolutamente inaccessibili. Se parliamo di dimensionamento scolastico, l'istituto comprensivo 7 è stato distrutto e accorpato all'1 ed oggi la zona di San Donato, le zone periferiche più sofferenti, sono state private alla regione di margini di autonomia fondamentali. Se parliamo dell'ospedale, del sistema dell'assistenza sanitaria, oggi viviamo una condizione di difficoltà incredibile. Se parliamo dell'aeroporto che dipende dalla regione, abbiamo perso 12.000 passeggeri in solo 4 mesi, cioè veramente dal mio punto di vista Pescara ha bisogno di rompere questa filiera, perché probabilmente un sindaco che comunque di fatto è un subordinato politicamente o a livello partitico rispetto all'assessore, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente di Regione, non ha avuto la forza, la fermezza di difendere gli interessi di Pescara. Qui c'è il tema del DEA di
secondo livello, che per questioni esclusivamente campanilistiche non nasce su Pescara. Pescara ha il doppio degli accessi ai pronti soccorso rispetto all'Aquila, rispetto a Chieti, rispetto a Teramo, ma per questioni di campanile non è riuscita ad ottenere il riconoscimento dell'ospedale di idea di secondo livello. E su questi punti un sindaco dovrebbe urlare, dovrebbe far valere gli interessi della città. Io non parlo di ballottaggio perché se dovessi dire con chi mi alleerei, anzitutto escluderei la possibilità che io vinca il primo turno, e io sono convinto di vincere al primo turno. In secondo luogo dovrei dare per presupposto che il collega Pettinari e il collega Fusilli non abbiano la possibilità di vincere al primo turno o di andare a ballottaggio, non sarebbe corretto. Quindi io preferisco evitare una risposta perché sarebbe inadeguata per quanto riguarda la mia posizione e scortese per quanto riguarda la posizione dei miei colleghi. Quindi anch'io. Magari al ballottaggio potrebbe andare lei e Pettinari e quindi creare alleanze. No, ma io sono convinto di vincere al primo turno. Certo, sì. Se poi lei mi dice se dovesse andare al ballottaggio con il sindaco Masci, lo valuteremo un attimo dopo. Io oggi non sono in grado di fare queste valutazioni e non credo, ripeto, nemmeno che sia corretto stimolare una discussione su questi temi, perché mancano ancora 2 giorni dal voto ed è giusto che i cittadini conservino la libertà di votare chi decidono loro, senza condizionamenti di accordi e accordicchi che riguardano il dopo. Qualora dovessero crearsi le condizioni per andare a ballottaggio, faremo tutte le riflessioni del caso, sia con Domenico Pettinari, che sicuramente dirà mai al mondo, che con Gianluca Fusilli, che dirà, vedremo, io non lo so che cosa diranno loro, però io avrei preferito non rispondere a questa domanda. Per adesso vediamo cosa dicono, cosa vai rispondendo. Esatto, sì, adesso chiediamo anche a loro. Al candidato Pettinari, lei è convinto che in politica si possa vincere anche stando fuori dalla politica, anzi rinnegandola e accusandola spesso anche delle peggiori nefandezze, e quindi è da ritenere che in eventuale ballottaggio lei comunque si terrà fuori e si preparerà per fare un'opposizione, immagino dura, in consiglio comunale. E quindi la prima domanda è: escludiamo ballottaggi a questo punto oppure gli scenari potrebbero anche cambiare? E poi alcuni ritengono che lei poi si preparerà per una lunga campagna elettorale in vista della nuova Pescara, evidentemente sta già pensando all'appuntamento elettorale del 2027, ammesso che ci sia. Intanto chiedo scusa direttore, ma su alcune cose la devo smentire, quindi io non accuso la politica e non ritengo che la politica sia una cosa brutta, la politica è una cosa nobile e io faccio politica e ci mancherebbe altro, però mi consenta alcune riflessioni perché non posso non rispondere quando sento, io ho fatto 10 anni di battaglie, sì, io ho fatto 10 anni di battaglie, io ho fatto 10 anni di battaglie sulla sanità. E quando sento dal centro-sinistra, al centro-destra dire che la sanità dovrebbe funzionare, quando i loro partiti l'hanno governata, il DEA di secondo livello lo poteva fare il suo presidente di centro-sinistra e non l'ha fatto, io non che mi indigno. E mi lasci dire, mi sale un po' il sangue al cervello su queste cose. Io ho fatto battaglie storiche identitarie mentre il centro-sinistra chiudeva gli ospedali, declassava la medicina territoriale e non istituiva il DEA di secondo livello, e io stavo lì incatenato davanti al pronto soccorso di Pescara per 10 volte. Mi sono incatenato, fare battaglie storiche, poi magari come l'ho fatto nei confronti del centrodestra, perché si sono lavati tutte e due le mani, quindi non hanno voluto decidere sul DEA di secondo livello e io lo chiedevo da tempo. Quindi per cortesia basta, non ce la faccio a sopportare questa ipocrisia politica. Detto questo, la politica è una cosa nobile. Io, lei già mi ha escluso dal ballottaggio, questo un po' io sono convinto per l'alto consenso che stiamo ricevendo su strada, noi saremo protagonisti principali, quindi io sono certo e sicuro di essere protagonista principale e non minoritario, non spettatore passivo di questa competizione elettorale, credo che saremo una grande sorpresa, credo che tanti dopo si renderanno conto di aver fatto anche, aver distribuito sondaggi, lasciatemelo dire, perché sono stati fatti oltre 25 sondaggi, pubblicati uno solo, massimo due, 23 sondaggi da
non so, dai signori che mi siedono a fianco, molto probabilmente anche i loro partiti hanno commissionato e li hanno tenuti nascosti nei cassetti. Quindi quando si fanno sondaggi e si tengono nascosti nei cassetti, a me fa sorridere, ma vuol dire che hanno una paura tremenda questi signori, altrimenti avrebbero pubblicato tutti i sondaggi che sono stati commissionati. E anche in queste ore si continuano a fare sondaggi, udite udite, ma guarda un po', se sono così sicuri, questi signori stanno ancora sondando nel mentre noi stiamo parlando, stanno ancora arrivando telefonate. Come mai? Quindi i politici navigati e lungimiranti sanno di che cosa parlo e io naturalmente so anche di che cosa si sta parlando. Detto questo, noi saremo protagonisti principali, c'è tanto consenso nei confronti della nostra forza politica proprio perché siamo completamente fuori, scollegati dai partiti, perché riteniamo che i partiti non sono riusciti a dare le risposte necessarie ai tanti bisogni della gente. E poi perché non vanno più a votare? Perché poi si sentono loro che pontificano sulla sanità quando loro stessi, i loro partiti hanno governato per decenni la nostra sanità. E mi lasci dire, quando ho visto tagliare gli ospedali, chiudere gli ospedali, colpire al cuore la medicina territoriale, non assumere nuovi medici in pronto soccorso, e allora osserviamo un po' di silenzio. Ecco, se io avessi governato non avrei avuto il coraggio di parlare, mi lasci dire, il coraggio di parlare. Allora, domanda per Fusilli, sì, singolo, sì. Doppio. Quando parliamo di ballottaggio, immagino, per chiudere sì, il discorso con il candidato Pettinari, parliamo dell'eventualità anche di essere protagonista principale del ballottaggio, non per forza fuori dal ballottaggio, per cui la domanda è ad ampio respiro. Al candidato Fusilli, anche qui un paio di domande. La prima, è vero che non ci sono tempi prestabiliti in politica, però lei da pescarese ha avuto adesso questa, mi consenta il termine, illuminazione, diciamo così, di scendere in campo. Ma in passato non ha mai avuta questa, me lo riconsenta, illuminazione, oppure ci ha pensato anche in passato? E poi approfittiamo degli ultimi 2 minuti e mezzo, perché il pescarese dovrebbe bocciare i programmi dei 3 candidati e scegliere il suo? Guardi, rispondo alla prima. Io non credo che la politica sia un fatto solitario, io non credo che in politica si coltivino le ambizioni personali, io non credo che in politica ogni cavallo bianco che passa ci si prova a salire sopra per andare non si sa dove. Io credo che in politica, se si fa parte di una comunità politica, bisogna avere un progetto, una visione, perché la politica senza progetto è solo spartizione di potere. La mia candidatura nasce dalle valutazioni di una comunità politica che riteneva che, piccolo o grande che fosse, che a Pescara c'era la necessità di un cambio di passo dell'amministrazione, e nasce dal veto messo dal Movimento 5 Stelle con prepotenza ed irresponsabilità. Non contestato dal candidato sindaco Costantini, così rispondiamo anche al tema del contorno perfetto delle coalizioni, in maniera secondo me colpevole anche dal candidato Costantini, perché in politica non si mettono i veti, che ha chiesto espressamente al candidato Costantini di non accettare né Italiaviva né Azione, altro che i candidati sindaci, all'interno della coalizione, veto specifico. La mia comunità politica ha deciso comunque di partecipare con le nostre idee e mi ha chiesto di interpretare questo progetto e questa visione di città, con grande rispetto. Ci ho pensato forse troppo e poi ho deciso di farlo. In passato c'è stato qualche momento della mia esperienza di amministratore a Pescara in cui c'è stata la possibilità che svolgessi anche questa funzione. La comunità politica allora decise altro. Bene. Posso? Abbiamo concluso i tempi, no, se lui mi accusa, ho detto la verità. Mi dice che io non ho fatto niente. In realtà le forze politiche alla quale appartieni tu e alla quale che fanno parte delle mie cose si insultano a livello nazionale quotidianamente. Quindi è stata una scelta ineludibile che non dipende dalla mia cattiva volontà. Vabbè, questa è una sua risposta onesta rispetto a uno scenario che noi abbiamo inquadrato su politicamente non è rimossibile. Ci comandano quelli dall'alto, non quelli che stanno qua. Questo lo decideranno i cittadini. Io devo assolutamente chiudere, però lo faccio con un gioco, perché non voglio fare una domanda politica. Prendetela come un gioco veramente, perché è chiaro, avete ragione, non potete rispondere a domande sul ballottaggio, soprattutto a 10 minuti dalla fine della campagna elettorale del primo turno, se no lo avreste fatto già dall'inizio. Però io vi faccio questo gioco, questo scenario. Immaginate di vincere innanzitutto e di avere una legge che vi costringesse
a nominare assessore esterno, senza nessuna connotazione politica, uno soltanto degli altri tre. Ecco, per la propria capacità professionale, per l'aiuto che può dare al governo della città come persona e come professionista. Ecco, a questa domanda siete costretti però a rispondere. Fusilli. Bella dura. Domanda dura. Io li nominerei tutti perché credo che questa è la risposta democristiana. Vabbè, sappiamo Me la faccia dare. Li nominerei tutti perché per la competenza. Sì. Specifica, per la passione, per l'impegno che gli ho visto mettere non solo in questa campagna elettorale ma nella loro esperienza di vita di amministratori pubblici. Se ne dovessi scegliere uno, sceglierei Pettinari, ma perché lo conosco di meno, quindi mi incuriosirebbe vederlo all'opera con l'amministrazione. Va bene, perfetto, ecco, la risposta deve essere breve come quella di Fusilli. Pettinari. Io devo essere necessariamente coerente con me stesso, io non posso sceglierli. No, ma non politicamente, lei deve scegliere una persona che deve assumere per forza il comune, ecco, diciamo così, come tecnico. Mi rifiuterei perché se io sto facendo cioè, una campagna elettorale contrapponendomi perché ritengo che comunque ma non c'entra rispetto la per le persone, sì, ma non posso accettare questo gioco, sceglierei un magistrato in pensione, metterei come assessore al posto loro, ecco, questa è la mia risposta. Costantini. Ma Gianluca è bravo, Fusilli è bravo. È capace di leggere i cambiamenti, è una persona profonda che ha una giusta visione di Pescara, quindi sicuramente gli darei l'incarico di assessore a Gianluca Fusilli. Masci? Ma io ho grande rispetto per coloro che si candidano in politica, soprattutto quando si candidano in ruoli importanti come quello di sindaco. Io li sceglierei tutti e tre, non ne sceglierei uno solo perché sono tutti e tre comunque che ci mettono il cuore. Quindi allargherebbe la giunta con tre esterni. Perché sono tutte e tre persone di qualità che possono fare in modo che questa città cresca con le idee da confrontarsi con chi comunque dovrà fare il sindaco e si dovrà prendere la responsabilità di decidere. Bene, bene, avete risposto. No, solo io ho risposto. Adesso lo valuteranno i telespettatori. Siamo tornati alla valutazione iniziale quando abbiamo detto che Pescara ha la fortuna di avere questo quattro candidati. A questa mi associo anch'io perché voglio dire il livello di questa campagna elettorale è quindi stato possono di, stare insomma, tranquilli di... diciamo che il nuovo sindaco saprà guidare la città, quindi approfittiamo per fare un e a proposito della parte iniziale della nostra trasmissione, per chi se la fosse persa sintonizzandosi su Rete 8 soltanto ora, tra poche ore in edicola sul centro, ampio resoconto a cura del collega Pietro Lampertini che è dietro le quinte sta seguendo spunto per spunto i tanti che sono giunti da quest'ultimo confronto. Noi dobbiamo assolutamente chiudere perché altrimenti ci denunciano per violazione del silenzio elettorale. E vi auguriamo buona campagna elettorale, quella che si fa al telefono nell'ultima mezza giornata, perché poi si comincia a votare già da domani pomeriggio, insomma, per chi lo fa, per cercare di convincere gli ultimi, magari coloro che sono indecisi, perché so che tra poco insomma, si continuerà fino a quando i seggi saranno aperti a cercare di mandare le urne più persone possibili, che sicuramente è un gesto meritorio per ciascuno di voi e dei vostri staff e soprattutto insomma di convincerli. Per quanto riguarda noi, ricordo ancora, proprio per chi si è messo in visione e in ascolto di questa trasmissione un po' più tardi, che siamo in onda domani, siamo in onda, si vota domani dal pomeriggio di domani per tutta la giornata, quindi c'è questa mezza giornata di finestra per l'Europea, quindi noi seguiremo tutto con i nostri telegiornali, andremo nei seggi e racconteremo questa giornata particolare di un mezzo sabato di voto, domenica naturalmente ampia copertura su tutto ciò che accade per le europee e per le amministrative in 98 comuni abruzzesi e domenica ci sarà il primo appuntamento alle 22:45, saremo in diretta da questi studi con tutti i segretari regionali dei partiti per commentare il primo exit poll sulle europee, perché sappiamo ci sono anche candidati abruzzesi in corsa per Bruxelles e Strasburgo, e soprattutto alle 23 avremo il primo sondaggio exit poll che farà Antonio Noto anche sulla città di Pescara e quindi commenteremo
vedremo anche se vorranno rilasciare dichiarazioni con i candidati, quello che ci dirà il voto virtuale, quello espresso al telefono o davanti alle urne. Poi però i voti bisognerà contarli, pesarli a partire da lunedì, quando inizia lo spoglio delle amministrative. Quindi lunedì ci vediamo in diretta su Rete 8, anche in collegamento con la redazione del centro, a partire dalle 13.45 orario del nostro telegiornale, perché alle 14 si comincia a scrutinare e avremo i voti reali, con collegamenti dall'Urban Box di Pescara, che sarà Piazza Salotto, che sarà la nostra postazione principale, i comitati dei candidati, la redazione del centro, i comuni, non soltanto Pescara, dove si vota, ricordiamo Montesilvano e Giulianova tra i più importanti, e naturalmente tante tante informazioni anche sulle nostre piattaforme online, il sito e i social di Rete 8, come sempre per fornirvi, nella tradizione della nostra emittente, un'ampia copertura. Naturalmente, direttore, il centro farà il suo anche sulle sue pagine con gli inserti del lunedì, in particolare del martedì, in cui avremo un po' tutte le preferenze e le curiosità. Grazie, arrivederci e vinca il migliore. Buonasera.